Ragazzi, benvenuti tutti al canale. Dopo Cagnes-sur-Mer sono stato ad Antibes e lì ho trovato un porto ancora più grande. Gustatevi questo video perché spero che vi piacerà. Ho cercato di raccontare sia il porto che il paese internamente. Eccoci qua, e qua siamo al porticciolo di Antibes, che è ancora più grande di quello di prima, ma veramente sterminato. Cioè, voi guardate quel molo là quanto è lontano rispetto a dove siamo adesso. C'è un taglio di barche decisamente superiore, cioè qui partiamo da quelle più grandi che abbiamo visto nell'altro porto. Qui sono considerate minori, quindi partiamo dai 16 metri in su, non so dirvi fino a quanto, ma almeno 40-50 metri senz'altro. Molto ben tenute, perché ne ho guardate già diverse e sono veramente tenute bene le barche qua. Ma c'è una dimensione di porti a cui noi non siamo abituati. Si capisce che la nautica da noi è in difficoltà, perché se costruiscono dei porti per 500-600 barche, quando qua sono 3.000 vorrà dire qualcosa. Quando li costruiscono, perché ormai non è che ne stanno costruendo più tanti, ma è veramente enorme, cioè non siamo abituati a vedere dei porti così grandi. Poi facciamo due passi in città a vedere com'è, se è carina anche nell'entroterra. Vedete come tengono bene i rifiuti? Gli dedicano una bella casetta, così esternamente non si vede nulla. E internamente, disposti tutti i cassonetti, non riusciamo a farle ste robe noi, eh? Se non abbiamo i pattumi a vista non siamo contenti. Ma che bravi! Per i cagnolini distribuiscono anche già i sacchetti per i bisogni, così sono sicuri che si garantiscono la pulizia nei moli. Cosa gli costerà mai fare un servizio del genere? Non penso tanto, però poi risparmio nella pulizia, nella manutenzione, giusto? Sarei curioso di venire qua in estate a vedere com'è la gestione e la movimentazione delle persone, perché è talmente grande, ci sono talmente tanti yacht che io stento a credere che una capitaneria di porto sola riesca a gestire, eccola là, è esattamente là, la torre di controllo del porto, ma che riesca a gestire così tante barche che sicuramente usciranno contemporaneamente nel mese di luglio e agosto. Chissà che via vai infinito di gente, di macchine, di persone, perché è un paese questo porto qua. C'è il paesino che ci ruota intorno, ma è un porto fondamentalmente Antibes. Guardate che bello questo riva, i riva. Colorazioni sempre particolari, bronzo, nero metallizzato, ocra metallizzato, si distinguono dalle linee slanciate, i coupé, i cabrio bellissimi. Che prodotti facciamo? Vanno tutti all'estero. Noi la nautica ormai è finita, meno male che esportiamo, perché se fosse per il prodotto interno, ciao. Questo è il Virtus. Bellissimo, ma è pieno di riva, sarà il decimo che vedo. Basta, vendo tutto e prendo una cosa così. Va che bella! Ma come l'han fatta carina! Ma va che bella! Sembra un bignè. Eccola qua la nuova serie 1, tanto incriminata perché hanno spostato la trazione da posteriore ad anteriore, e qua ci farò un video. Perché io la serie 1 l'ho avuta per ben 4 anni, la conosco a memoria
E due cose da dire ce l'ho anch'io qua, eh. Guardate che bella questa SL 450, proprio delle cose da rifare adesso che la guardo bene, davanti è lucida, la fiancata è opaca, ma la macchina è bellissima. Guardate che bel muso, elegantissimo, linee semplici, due linee orizzontali, intervallata dalla mascherina, due linee verticali, classici quattro fari, il muso è fatto in modo elegante, sobrio, bellissima. Capitaneria di Porto, qua c'è il servizio di biciclettine elettriche, che puoi prenderti la tua biciclettina per girarti il tuo porto, perché sono chilometri e quindi giustamente si sono organizzati. Qua ci sarà il suo pannellino di controllo che indicherà batteria, distanza percorsa e tutto. Organizzatissimi. Per gli utilizzatori del porto, ovviamente, che hanno la barca qui, questo è un free service 24 ore su 24. Bellissimo. Bravi. Lì c'è il centro del paese di Antiba. Adesso andiamo a fare due salti lì a vedere com'è. Sembra leggermente rialzata rispetto al livello del mare ed è tutta contornata da delle cinta murarie. Sono proprio curioso di vedere com'è articolata all'interno. Allora, entriamo dentro nel paese. Vedi che bella la piazza. Bello il cielo a pecorelle. Speriamo che non ci sia l'acqua a catinelle stasera. Piantine di aranci. Carino, tutto pulito. Tutto rifinito bene. Sembra un paesino quasi, quasi medievale, insomma. Ma che belli questi braccialetti nautici con l'ancoretta. Per tenere insieme, oppure col moschettone. Bello. Mary and Captain. Sarà marito e moglie, che bravi. Ci sono tanti negozietti con oggetti sfiziosi, scarpe, borse particolari. E questo cos'è che vende? Un signore. Ma sto cane qua? Robe tipo cosa saranno? In porcellana ste robe qua. Vai maialini! Ma va che belli sti maialini! Hanno un'ottima attenzione ai dettagli d'arredo, perché di negozi di accessori d'arredo ne ho visti tantissimi. Ma vedi che belli? Anche questo? Chi non si appenderebbe un bel cavallo verde su una parete? Ah, ma qui vanno di brutto i braccialetti, si vede che è un articolo che proprio piace. Perché di negozi ne ho visti diversi, ma belli, eh? 25-29 euro, dai, neanche tanto, ragazzi. E vedi che deve essere parte dell'artigianato locale fare queste cose così belle e colorate, ma guardate che bella questa vetrina. Ma che bella è sta vetrina. Colorata, viva. C'è colore, c'è allegria, si vede? Belle anche le vie. Ragazzi, non so se potete notare, ma non c'è una carta per terra, eh? Cestini non ne vedo, quindi evidentemente la gente non butta. Le boutique, curati i negozi in ogni dettaglio, guardate che bello sfarzo. Mercato immobiliare, 31 metri quadri, 195.000. 61. Il doppio, giustamente, i prezzi sono altini, perché 62 metri quadri 440.000. Bello, moderno. Però cari, cari, sento la musichetta. Quando vi dico che si respira un'aria diversa, mi rivolgevo anche a questi artisti di strada che suonano la loro fisarmonica. E ce ne sono diversi qua, ma c'è proprio musica per le strade. Aspetta che gli do. Buonanè, buonanè. Ma basta. Sta giostrina stile calci in culo con i bambinelli su. Bambini? Tutti all'appello sul divano? Le giostre?
ma guardate che belle. Ragazzi, va bene parlare di auto, è il tema del canale, lo faccio sempre, ma se vengo a fare 2 o 3 giorni da queste parti, oltre alle macchine che poi dopo un po' sono ripetitive qua, a vedere le solite Porsche, Lamborghini, ci piace a tutti, però bisogna anche, respiriamo anche un po' di aria locale, no? Un po' di aria locale con i negozi, le giostre, i colori, le musiche, gli odori del posto. No, ragazzi, io vedo qua un sacco di negozi di dettaglio, cioè cose che da noi non si stanno vedendo più. Guardate che bello questo negozio di coltelli, ma guarda che vetrina che hanno per la cucina, per la difesa, per la caccia, per la pesca, per tutte le tipologie, per il collezionismo. Vetrine ricche, ma non di prodotti ricchi, arricchite. Poissonnerie Marius, pescheria. Senti che profumino di pesce fresco. Carrugio stile ligure, piccolino, stretto, ma obiettivamente più pulito, più curato e anche un pochino più allegro. Sì, direi più allegro. Più lucine, più luci, più colori. Ma che bellina anche questa altalena elastica. Museo umoristico. Dei disegni umoristici. Ci sarebbe da andare, da star qua 3-4 settimane a vedere tutte queste cose particolari del posto. Vi faccio vedere. Guardate che bella che è questa scultura che parla da sola. Guardate che bella che è. Ma guardate che roba. L'espressione dell'affetto. Eccolo qua. L'affetto fatto a scultura è così. Con anche gli uccellini che percepiscono l'amore tra le due persone, si posano perché si fidano. Guardate che bello. Bambini, fermi sempre sul divano, non andate via. Ma guardate che bello questo trenino qui. No, ma ci andrei anch'io, Ma adesso partirà. Adesso parte perché stanno salendo i bambini. Lo voglio vedere in movimento questo. E siamo in partenza! Fantastico! Dai, ma che bello! Ah, perché poi le palle girano anche su se stesse! Dinamica la situazione, bellissima! Senti i bambinelli come urlano! C'han paura, E qua? Ah, bello, bisogna lanciare la palla e far canestro lì! È difficile andando avanti e andando indietro, fare centro, far canestro. Non ce la fa nessuno! Persa un'altra! Vieni qua! Ma che sbattimento! Ho fatto canestro! Ho fatto canestro! Ale!